La situazione in cui si deve muovere la siderurgia italiana e le prospettive future tra crisi dei consumi e vicenda Ilva. Di questo ha parlato il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi durante la conferenza stampa di questa mattina a Milano. Da questo punto di vista partire proprio di qui per sgombrare il terreno da una domanda che continuo a sentirmi fare. E cioè se un moderno paese industriale sia ancora un luogo all'interno del quale è possibile realizzare delle produzioni siderurgiche. La risposta ovviamente è sì, si può e si deve. Non esiste un solo grande paese industriale al mondo che non abbia produzioni siderurgiche. Per un paese come l'Italia, nel quale la filiera della trasformazione dell'acciaio è uno dei punti di eccellenza dell'industria nazionale, pensare che si possa fare a meno della produzione nazionale di acciaio non è solo stupido, ma è assolutamente irrealistico. Rispetto all'anno appena iniziato, Gozzi stima un andamento simile a quello visto nel 2012. Meno per il primo semestre, noi tutti pensiamo che la domanda di acciaio nel 2013 sarà grosso modo come quella del 2012, cioè bassa. Il consumo apparente di acciaio in Italia nel 2012 è stato circa del 25% in meno dell'anno precedente, che aveva già perso nei confronti dell'anno prima il 12%, quindi stiamo parlando di una riduzione rispetto agli anni d'oro 2007-2006 di quasi il 40%, una riduzione impressionante alla quale i siderurgici si sono adattati grazie alla loro enorme flessibilità, che però non può continuare a lungo. Siderweb ha poi chiesto al presidente di Federacciaio un commento rispetto al progetto per rilanciare il settore europeo che verrà presentato il prossimo 12 febbraio. Guardi, ci stiamo lavorando da luglio. Speriamo che non sia solo un'elencazione di buoni propositi. Speriamo che Tajani abbia la forza per far uscire un action plan della siderurgia europea che abbia qualche contenuto pratico immediatamente spendibile. Ha un compito difficile Tajani, perché la Commissione europea è una commissione in cui sono presenti molti nordici ai quali francamente dell'industria della manifattura non può fregare di meno, nel senso che sono abituati a importare tutto e a non avere alcuna considerazione per quella parte dell'Unione Europea che invece vive di industria e di manifattura. Questa è la battaglia politica all'interno della quale sta l'action plan della siderurgia europea e all'interno del quale sta la presenza italiana così importante come quella che è rappresentata dal ruolo del commissario all'industria. Gozzi ha poi parlato di fronte ai nostri microfoni della delicata vicenda Ilva. A Taranto io spero che si sblocchi questa situazione dei prodotti sequestrati. C'è stato un tentativo, non vorrei definirlo di mediazione perché non c'è niente da mediare tra organi dello Stato, ma comunque diciamo c'è stato un tentativo di convinzione per trovare nell'ambito delle procedure e delle norme consentite dalla legge un meccanismo che consentisse anche alla Procura di Taranto di dare una mano a sbloccare questi coils. Non so se andrà a buon fine. Fino ad ora, fino a questo momento, impressioni che vada a buon fine non ci sono. Credo che ci sarà un altro decreto, povero quel paese nel quale per far applicare una legge bisogna farne un altro. Ferrante è molto preoccupato della situazione finanziaria, perché avere 1 miliardo e più di euro bloccati mette l'azienda in una situazione di non poter finanziare il circolante, quindi di non poter pagare gli stipendi, di non poter pagare i fornitori, di non fare gli acquisti di materie prime, quindi inevitabilmente la porta al blocco. È per questo che dico che la priorità assoluta in questo momento è sbloccare quel materiale, perché se non si sblocca quel materiale il destino dell'Ilva è segnato senza che nessuno l'abbia discusso, senza che nessuno l'abbia deciso. Non credo che francamente l'azione della magistratura possa fermare il più grande stabilimento industriale che esiste in Italia. Se è così,
pensate a che grande marketing internazionale facciamo per l'insediamento di investimenti esteri. L'Ilva fino ad oggi ha un legittimo proprietario. Il legittimo proprietario è rappresentato dalla famiglia Riva. I Riva hanno dichiarato più volte autorevolmente che vogliono attuare le prescrizioni dell'AIA. Io vorrei chiedere che fossero messi in condizione di farlo. Poi se non ottempereranno a quella che è diventata una legge, perché anche l'AIA è legge, si discuterà di un altro film. Ma fino ad oggi siamo in presenza di un'azienda che dice che vuole ottemperare le prescrizioni di una legge e i magistrati che gli impediscono di farlo. Siamo al centro di un grave conflitto istituzionale. I conflitti istituzionali non fanno bene all'industria. C'è una legge che non viene applicata, in particolare per quanto riguarda lo sblocco di più di 1.700.000 tonnellate di prodotti a terra. Bisogna assolutamente trovare una soluzione, perché senza questo miliardo di euro l'Ilva chiude, e non credo che la chiusura dell'Ilva sia il migliore strumento per risanare l'ambiente dell'Ilva e circostante, perché a fabbrica chiusa di risanamento non se ne fa. L'impressione che io ho sulla vicenda di Taranto è che ci sia una coefficiente di emozionalità e di psicologia comprensibile ogni volta che si parla della salute della gente, che non ha pari nelle altre situazioni europee. Sono convinto, perché conosco le altre siderurgie europee e ho proposto, ma neanche troppo scherzosamente, a tutti i giornalisti presenti oggi di fare un giro con me per andare a vedere in Europa le altre siderurgie, e vi garantisco che il livello di impatto ambientale delle altre siderurgie europee, eccezion fatta per l'Inz, effettivamente eccezion fatta per l'Inz, che è un esempio mondiale, equivalgono a quella dell'Ilva di Taranto. Infine, il presidente di Federacciaia ha auspicato un confronto costante con il governo che verrà eletto il prossimo mese. Di considerare l'industria come il futuro dell'Italia, di trarre da questa affermazione le implicazioni necessarie rispetto ad una politica italiana in Europa che non può essere soltanto la politica dell'austerità, ma che deve essere la politica della difesa di un grande comparto industriale, di un grande sistema manifatturiero, che rischia di essere ammazzato da una caduta della domanda verticale e dalla incapacità di concepire altro se non politiche di austerità. E a livello europeo? La stessa cosa. Speriamo che le elezioni tedesche portino buono, nel senso che speriamo che la signora Merkel non sia solo preoccupata di vincere le elezioni, ma si faccia un po' carico dei problemi del resto d'Europa, anche perché il più forte deve essere solidale, perché se il più forte non è solidale non ha senso l'Unione Europea.